Ma tu non avevi perso il documento e poi ne hai richiesto un altro? Sì. E poi hai ritrovato quello perso? Sì. La soluzione al tuo problema: troviamo il documento vecchio, lo cambiamo e lo facciamo passare per quello di Nicolas. Tutto qui. Ma c'è un motivo? Perché non vuoi entrare in commissariato? Hai dei problemi con la polizia? No, le ho già detto di no. Salve, come state? Buongiorno, piacere. Insomma, se ho capito bene, mio figlio ha fatto una corsa di moto. Beh, sì, stando a quello che mi ha detto Angelo, sì. Sarà meglio. Sì, così me li tengo vicini, voglio controllarli. Non può essere, sì, Martin che fa una corsa di moto, Selina, capisci? A proposito, attento, credo che il tuo nuovo autista sia stato complice di Martin in quella corsa di moto. Nicolas? Sì. Sì, mi è parso di vedere una certa complicità tra loro. Sarà meglio verificare che lui sia davvero la persona che pensi. Nome completo? Nicolas. Nicolas, completo. Così è completo, Nicolas. Nicolas è completo, se no sarebbe Niki, Nikito, Ninì. Sei proprio uno spasso. Completo, mi serve nome e cognome. Ah, le serve il cognome. Allora? Senta, signora Carmen, io dovrei dirle una cosa. Non ho ancora capito che ci facciamo qui. Benissimo, per questo dico, meglio che ce ne andiamo. Volete smetterla adesso, voi due? Restiamo qui e basta, non siete infantili. E Selina? E anche tu. Ma che hai? Dai. Perché sei così nervoso? No, non sono nervoso, è solo che... Con permesso, vado al bagno, permesso? Andiamo. No, viene anche lei? Sì. Da quando siamo arrivati non fate altro che creare problemi e problemi. Ma ora basta. Non vi mando in collegio, in nessun collegio. Studierete qua, con un professore privato, a casa. Stai nascondendo qualcosa? Così mi offende, sono di umili origini, ma orgogliosamente mi guadagno da vivere. Bene, allora dimostralo e portami quei documenti. Giochiamo insieme? No, grazie. Voglio giocare da sola. E poi, io non ti conosco. Sono... Non mi interessa. Perché lo tratti così? E tu, chi sei? Sua sorella. Bugiarda, non vedi che non vi somigliate? No, Zoe, il fatto è che loro sono i figli dell'ambasciatore. I figli dell'ambasciatore? Lo facciamo. Ho una bellissima calligrafia. Sei sicura? Andrà tutto bene. Se non corri qualche rischio, non otterrai mai niente. Non lo so, ti giuro che non me la sento. Pronto? Ninì. Dobbiamo cercare di capire chi è questo ragazzo, non mi convince. Chi? Nicolas? Ma Nicolas è un povero ragazzo ingenuo, non è pericoloso, Selina. Smettila e stammi a sentire. E cerca di darti da fare, voglio sapere chi è Nicolas. Vuoi farlo tu o lo devo chiedere a un altro? No, lascia fare a me. Ho un amico che fa il detective privato e se ne può occupare. Mi scusi, signorina Selina, il fatto è che stavo cercando i miei documenti alla pensione. Bene, dammeli. No, glieli do più tardi, così posso mostrarle la foto, è venuta così bene. Sì, me l'immagino. Che succede? Stavo misurando il vento. Con i guanti? Sì, è un vecchio trucco. Ehi, mi stai bagnando. Che fai qui? No, guarda che ti bagno, pianta. Ti arrabbi se ti bagno? Che succede? Pensa, Ninì, io e te simuleremo uno scippo. Simulare uno scippo? E chi lo farà, il ladro? Io! Che? Ciao, sono qui! Ma perché mi saluta? Che succede, Nicolas? Niente, stavo salutando un amico. Ciao, amico mio! Nicolas, stai lavorando, comportati bene. Ha ragione, mi scusi tanto. Non mi salutare più, amico mio, mentre guido! Come? Sei arrabbiata? Arrabbiata? Io mi arrabbio solo per le cose importanti. Ok, beh, la gelosia non è importante allora. Gelosa io? Di chi, per favore? Di Lola. Quella che stava con Juan? Se devo essere gelosa lo sarò del mio ragazzo, non ti pare? Oh, mi ha derubato! Chi? Si è preso i miei documenti, tutti i documenti! Inseguilo, ti ho detto! Devo inseguirlo! O parti o esco io e lo rincorro, dai, parti, dai! Tomà,